Manca poco ormai alla 19ª edizione della Maratona di Roma, uno degli eventi sportivi maggiormente attesi dagli amanti del podismo. Per l'occasione è stato inaugurato il Marathon Village nella sede del Palazzo dei Congressi dell'EUR, uno spazio di oltre 15.000 metri quadri messo a punto per accogliere le 80.000 persone previste per assistere all'evento e i 14.000 iscritti alla competizione che potranno recarsi al Village per ritirare il proprio pettorale. Tre giorni di Expo animeranno il Marathon Village con 112 stand rappresentativi delle più importanti aziende sportive e del wellness, il luogo ideale per tutti gli appassionati del genere in attesa della corsa di domenica. Beh, finalmente mancano tre giorni. Dopo un periodo che ci ha non preoccupato ma molto entusiasmato per le difficoltà che abbiamo incontrato e abbiamo superato insieme all'amministrazione comunale, alla prefettura, a tutti i corpi di protezione, di vigilanza, devo dire, insomma, la città si è stretta intorno alla maratona, a questo che noi speriamo sia il fiore all'occhiello della città, e oggi con l'apertura dell'Expo diamo la nostra prima immagine a questo palcoscenico di iniziative non solamente sportive qui all'Expo, ma insomma di tutti i tipi che illustrano e presentano che cos'è la maratona. Una maratona che per la prima volta si è trovata a coincidere con il raduno del conclave e la recente elezione del nuovo Papa Francesco, che proprio domenica terrà il suo primo Angelus in piazza San Pietro. Nelle ultime ore, al di là della bellissima notizia e anche della tanta gioia per questo Papa, questo lo voglio dire in primis da cittadino romano, oltre che ovviamente da cattolico, diciamo che si è anche un pochino schiarita la situazione, l'intronizzazione è prevista per il 19, quindi maratona regolare l'orario alle 9 di mattina, la maratona parte, poi la stracittadina, tutto confermato, leggera deviazione, ovviamente legittima quella verso San Pietro per lasciare una via della conciliazione proprio in vista del primo Angelus di Papa Francesco I. Weekend così capita poche volte, ma lo abbiamo dimostrato nei 5 anni precedenti che Roma sa essere capitale dello sport e soprattutto raccogliere eventi di portata internazionale sotto tutti i profili. I numeri sono sempre grandi, cosa vi aspettate dalla giornata di domenica? Ma noi ci aspettiamo tanto e con tanto voglio dire che ci aspettiamo che la città ci ami sempre di più. Questo è il nostro primo obiettivo, poi i risultati ci saranno, la gente sarà contenta, ma noi ci aspettiamo di essere sempre di più, come dire, un fiore all'occhiello della città, un evento di cui andare fieri in tutto il mondo. Tanti gli appuntamenti previsti al Marathon Village, tra cui anche la presentazione della biografia di Alex Zanardi, un inguaribile ottimista, scritta dal giornalista Luca Corsolini. Proprio il campione paralimpico parteciperà alla maratona nella categoria handbike. È importante, soprattutto nello sport, pensare alle fasce più disagiate, quindi è bellissimo vedere anche l'handbike, Alex Zanardi come sempre, secondo me uno dei più grandi testimoni dello sport, non solo italiano ma mondiale. Roma è pronta e ovviamente lo vogliamo dire alla fine di questo weekend così intenso, ma che ci onora ovviamente già avervi partecipato come istituzioni ma anche come persone, perché spesso mi piace viverla anche dal di dentro.